Nel montaggio di Andrea Petracchi andiamo allo Stadio Olimpico di Torino, formazione Juve con Manninger, Gregera, Cannavaro, Chiellini, De Ceglie, Candreva, Melo, Sissoko, Diego, Trezeguet e Del Piero. Torna la coppia gol della Juventus. Il Palermo con Sirigu, con fresca convocazione di Lippi, Cassani, Kier, Bovo, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Nocerino, Pastore, Hernandez e non Cavani e Miccoli. Dirige Valeri e dopo 12 minuti opportunità per il Palermo con questa apertura di Pastore per Balzaretti, uno degli ex, il tocco in direzione di Nocerino, un altro ex, e Manninger però controlla a terra. Si fa vedere la Juventus con Candreva, bocciato da Lippi per questa occasione, per questa partita con il Camerun. Cerca di risollevarsi in campo, inventa questo tiro cross, si recupera e puntuale fra i pali. Ancora al 23esimo la Juve, c'è Chiellini, il tocco in direzione di Trezeguet, l'unico lampo del francese in questa partita. Eccolo qui, controlla il portiere del Palermo la traiettoria, qui la mamma di David Trezeguet che lo incita dalla tribuna. Ancora la Juventus che insiste, nel momento migliore la formazione di Zaccheroni, ma c'è il tocco corto adesso di Diego in direzione proprio di Sirigu. Rivediamo intanto questa opportunità per il Palermo, ancora Pastore, guardate come danza l'argentino in direzione di Cassani, il tocco a centro area, scivola Miccoli, prova a coordinarsi e c'è il controllo poi della difesa della Juventus. Una Juve che vince è quella di Viareggio, giro di campo durante l'intervallo per i ragazzi che hanno trionfato in Toscana. Terzo minuto, Diego per Gregera, parte ancora bene la Juventus, si coordina Sissoko, esterno destro sul fondo, ma il Palermo comincia a prendere le misure, contropiede con Miccoli in direzione di Pastore, cavalca l'argentino, va in area, cerca la conclusione sul palo di Manninger, bravo l'austriaco a deviare in calcio d'angolo. Quindicesimo, attenzione, rimessa laterale, il tocco di Liverani per Miccoli, osservate che colpo quello di Fabrizio Miccoli e il Palermo va in vantaggio, il nono gol in campionato per Miccoli, perfetto il controllo, una grande realizzazione, pallone che scavalca Manninger, nulla da fare per il portiere della Juventus. Quindi Palermo in vantaggio, 18esimo, altro episodio che verrà visto meglio dalla lente di Daniele Tombolini, perché Cannavaro tocca, la palla finisce in rete, ma c'è, secondo Valeri, il suo assistente, un fuorigioco attivo di Del Piero. Prova ancora la Juventus, colpo di testa di Kier, Chiellini che è rimasto là dalle parti di Sirigu, cerca il colpo a sorpresa. Poi Cavani per Hernandez, Palermo guadagna ancora campo, 29esimo minuto, Miccoli. Sulla destra c'è Cavani, cerca di coordinarsi, il sinistro dell'uruguaggio, la palla sul fondo. La Juve accusa le fatiche del giovedì. Paolucci, Grosso, Budan in partita per Del Piero, De Ceglie e Miccoli. 36esimo minuto, frittatona gigante, Grigera per Manninger, retropassaggio, intuisce tutto Budan e per il Palermo è il secondo gol, la quinta realizzazione per il croato ed è il gol che affossa definitivamente la Juve alla prima sconfitta della gestione Zaccheroni. E questa sera comunque Gran Palermo, profumo di Champions adesso davvero persistente.